1150, in mezzo abbiamo il battatore principale. Sì. Tutto lì, ma allora non riescono ad acchiapparti questi ragazzi. Vabbè, sono ragazzi, ma ho dovuto spingerlo un po' per fargli scendere i secondi. E sono contento che ho fatto primo. Mi dispiace per Roberto Viatore perché ha avuto un problema. Lo salutiamo. Ciao, ciao Roberto, siamo sempre qui. Eravamo attaccati, secondo sotto, secondo sopra, decimi, come giro di ricognizione prima manci. Ci sono un'altra gara, Roberto, per cui ispirarci, sempre volerci bene. Sono contento per questi due giovanotti che stanno piano piano incominciando a spingere per loro. E poi sarà il tempo suo, come ha fatto Roberto quando ha fatto le prime gare, che prendeva 10 secondi. E ora qualche volta me li dà pure. Però sono contento pure lo stesso. Ho fatto un assetto nuovo, quindi la macchina la conosco, ho avuto problemi fino a venerdì mattina con la macchina. Ora sembra che sta migliorando. Alla prossima gara, ragazzi. Perfetto, Mario, quando la chiappiamo a però che bacio, dove ancora ce ne vuole? piano. Ah no, ci siamo divertiti. Ringrazio come in primis il Lorenzo Martino. Non posso toccare lui, non è un primo. Che dire? Bellissima gara. Ringrazio papà, che ti ha dato la possibilità. Valoris! Bene, Giuseppe, oltre alla tua intervista, cosa ci vuoi aggiungere con questi due attacchioni? Mario, che è un grande amico, oltre ad essere un rivale, insomma, di categoria, faccio i complimenti a lui, Totò, che vabbè, insieme a Roberto, Totò, te lo dico, stanno studiando tutti e due. Sono contento veramente, credetemi. È giusto, sono ragazzi, che possono sempre prendere mano alla mano. Siamo contentissimi. Salutiamo il signor Renato, che ci accoglie, è sempre qui con noi, è il colosso delle gare, il signor Renato. Grazie ragazzi, questo è il vero spirito delle gare, ecco, questo è l'RS 1150, rivali quando scatta il verde, amici fuori. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Racing Start, classe 1150, terzo assoluto, Greco Mario Francesco Pio. Allora, io con 1000 euro vai sul podio. Terzo di classe. Allora, se gentilmente mettete le coppe direttamente sul podio, poi man mano che vanno i piloti se le prendono secondo il protocollo Covid, grazie. Secondo, Giuseppe Sproviero, scuderia Crono Racing. Primo, classe Racing Start 1150, Antonino Lipari. Questo podio è tutto della Crono Racing, scuderia Crono Racing.
Giuseppe, Mario, vieni.